Beh, allora oggi. Allora, oggi applichiamo i risultati che abbiamo visto illustrando i concetti di serie e parallelo per resistori ad un paio di configurazioni elementari che ci torneranno molto utili nell'analizzare velocemente i circuiti elettrici. Queste configurazioni vanno sotto il nome di partitori, non è altro che un esercizio. Vediamo prima il partitore di tensione, cerchiamo di capire di cosa si tratta. Sostanzialmente è un esercizio di ripartizione di una tensione nota ai capi di una serie di resistori, con l'obiettivo di capire, di calcolare qual è l'aliquota di tensione su ciascuno dei resistori di cui si compone la serie. In altre parole, se prendiamo una situazione del genere, nella quale è nota la tensione ai capi della serie R1 e R2, quindi la tensione ai capi della serie è impressa da un generatore ideale di tensione. Il nostro obiettivo è di calcolare quanto vale V1 e quanto vale V2, cioè quanta tensione cade su R1, quanta tensione cade su R2, sapendo che il bilancio delle tensioni imposto dalla legge di Kirchhoff ci dice che con questo verso la somma di quelle due tensioni deve essere uguale alla tensione totale. Quindi la somma sarà nota, però ci chiediamo in quale misura la tensione cadrà su R1 e in quale misura cadrà su R2. Ok? L'esercizio è molto semplice, lo possiamo affrontare, l'abbiamo in realtà già svolto nella lezione precedente. Nella lezione precedente, quando abbiamo appunto discusso di serie e parallelo, vi ho fatto vedere che questo schema qui, se siamo interessati a calcolare qual è la corrente che circola in questa serie, adottando un verso per la corrente che sia coerente con la convenzione del generatore sul generatore e con quella normale sui resistori. Bene, ieri abbiamo visto che applicando il principio di equivalenza, questa corrente è la stessa nel circuito equivalente ottenuto sommando le due resistenze. Quindi se voglio la corrente, quindi una grandezza che si riferisce al dipolo collegato ai morsetti A e B, non c'è bisogno del dettaglio, posso semplificare la serie in un unico resistore. Il concetto che abbiamo introdotto nella lezione precedente. Quindi io la corrente non la calcolo più nel circuito di partenza, ma la calcolo nel circuito semplificato per equivalenza. In questo circuito la corrente è banale perché la corrente è quella che scorre nel resistore, oltre che nel generatore. Sul resistore conosco la tensione, che è proprio quella impressa dal generatore, sul resistore c'è la convenzione normale, quindi legge di Ohm, corrente uguale tensione diviso resistenza. Quindi la soluzione è già nota, senza scrivere nessuna equazione, semplicemente applicando la caratteristica del resistore. Bene, una volta calcolata la corrente del generatore, io posso tornare indietro lo schema originario e andarmi a calcolare le grandezze stavolta associata a R1 ed R2, cosa che ovviamente non posso fare qui, perché
perché io qui ho perso il dettaglio dei due resistori, li ho sommati, ho ottenuto 10 ohm, potevano essere 5,5, 2,8, 3,7, ho perso questa informazione. Quindi nello schema equivalente, come abbiamo detto nella lezione precedente, io perdo le informazioni di dettaglio di quello che ho reso equivalente al bipolo finale. Ma ciò non mi impedisce, una volta calcolata la grandezza di interesse, di tornare indietro e andare a vedere quello che mi serviva. Se voglio calcolare V1, chi sarà V1? V1 sarà per definizione R1 per I, ma la I la conosco, è la stessa del circuito equivalente, quindi ottengo R1 diviso R1 più R2 per E. Allo stesso modo V2 sarà R2 per I, quindi R2 fratto R1 più R2 per E. Queste formulette che vi ho appena scritto prendono il nome di formule del partitore di tensione e, come vedremo, le utilizzeremo molto frequentemente perché ci consentono di risolvere un problema semplice, ma in cui incorreremo spesso, di conoscere, a partire dalla conoscenza della tensione tra due morsetti, ripartirla sugli elementi di una serie collegata a quei morsetti. Quindi R1 e R2 nel nostro caso vedranno una tensione che è chiaramente un'aliquota della tensione iniziale. Vedete, le tensioni V1 e V2 sono una frazione di E. Se fate la somma ottenete E, ovviamente, come è giusto che sia. Questi sono tutti i numeri R1 e R2 reali positivi, quindi queste frazioni sono tutte minori dell'unità. Nel caso limite, nel caso particolare in cui le due resistenze coincidano, ovviamente cosa ci aspettiamo? Se le due resistenze sono uguali, intuitivamente la tensione ce la ritroveremo ripartita in modo uguale. 10 volt saranno 5,5. Se usate R1 uguale a R2, le due frazioni diventano un mezzo, come è giusto che sia. Cioè, se le resistenze sono uguali, la tensione si equiripartisce. Se le resistenze sono diverse, dove andrà l'aliquota maggiore di tensione? Andrà sulla resistenza più grande, perché vedete, queste due frazioni hanno un denominatore comune, ma in un numeratore c'è la resistenza su cui state calcolando la tensione. Quindi se R1 è maggiore di R2, V1 sarà maggiore di V2. Quindi in una serie di resistenze l'aliquota maggiore di tensione cade sulla resistenza più grande. Ok? Non ve lo faccio vedere espressamente, ma se andate a riguardarvi il concetto di serie di n resistori, questa formuletta la potete estendere facilmente al caso di n, perché se qui invece di esserci due resistori ce ne fossero n, la corrente sarebbe sempre I diviso E diviso I uguale ad E diviso R equivalente, con la differenza che R equivalente non sarebbe R1 più R2, ma R1 più R2 più R3, cioè tutta la sommatoria degli R, degli N valori di resistenza. Quindi la corrente sarebbe E diviso la somma delle N resistenze. Applichiamo sempre questo. Quindi la formula come si modificherebbe? Si modificherebbe così. La formula generale del partitore di tensione su una serie di n resistori è questa. Questa vale anche per n uguale a 2. R1 diviso R equivalente, R2 diviso R equivalente, dove R equivalente è R1 più R2 se ne avete 2, altrimenti è la somma di tutte le resistenze se ne avete n. Ok? Bene, su questa, quindi n uguale a 2
R equivalente uguale R1 più R2. Anzi, non c'è bisogno di fare il caso particolare di 2 perché è comunque compreso nella definizione generale di resistenza equivalente, che è questa sommatoria di tutte le RK per K che va da 1 a N. Quindi questa è la formula generale che useremo. Ovviamente anche qui, se le RN sono tutte uguali, la tensione su ciascuna delle resistenze sarà E diviso N. Una serie di luci dell'albero di Natale di 100 luci, conoscete la tensione applicata, ognuna di loro, se sono tutte perfettamente uguali, vedrà un centesimo della tensione di alimentazione. Bene, l'unica accortezza, la formula è molto semplice da ricordare, l'unica accortezza che dobbiamo avere nell'applicazione di questa formula è la seguente. Tenete conto che la formula è sempre la stessa. Quello che potrebbe però cambiare è il segno da mettere davanti all'espressione della tensione. Perché? Perché io, se ad esempio cambiassi la scelta del verso di V1, cos'è che cambierebbe e cos'è che resterebbe invariato? La corrente che ho calcolato qui nel circuito equivalente resterebbe sempre la stessa. La corrente. Quando poi questa corrente la utilizzo per ricavarmi le tensioni V1 e V2, cosa accadrà? Intanto accade che questa equazione qui non si scrive più così, ma il bilancio di Kirchhoff si scrive con un segno meno davanti a V1, avendo invertito il verso di V1. Ma quando poi calcolerò V1, dove sta l'errore rispetto ai passaggi, la differenza, non l'errore, rispetto ai passaggi precedenti? È che adesso su V1, se scelgo la tensione così, non ho più la convenzione normale. E quindi ci vuole un segno meno. Mentre su V2 non è cambiato nulla e resta l'espressione di prima. Stavolta sarà meno V1 più V2 a darmi E. Infatti queste formule sono coerenti con questa posizione. Cioè, in altre parole, quando usiamo una formula del partitore, questo varrà anche, come vedremo, per quella di corrente, dobbiamo andare a vedere se quella formula va utilizzata col segno più o col segno meno. Qual è la regola, che regola pratica che vi suggerisco di verificare per assegnare il segno? La regola è molto semplice. Guardate come sono orientate le tensioni parziali quando utilizziamo il segno più. Torniamo alla configurazione precedente, quella per la quale vale il segno più. Vedete come sono orientate le tensioni parziali V1 e V2 rispetto alla tensione che stiamo ripartendo, la E. Il generatore E ha la polarità positiva collegata al nodo A ed è lo stesso nodo a cui puntano le tensioni V1 e V2. Cioè, se le tensioni parziali sono state orientate in modo da puntare allo stesso nodo che è positivo per il generatore, allora si usa il segno più. Altrimenti, vedete, se io inverto il verso della tensione V1, il generatore mi indica A come nodo positivo, invece V1 mi dà come riferimento questo nodo qui, non ho etichettato, chiamiamolo C, non mi dà come riferimento il nodo A, ma l'altro nodo. In questo caso devo invertire il segno. Questa è una regoletta pratica. Se non mi ricordo la regola, basta applicare Kirchhoff e ci accorgiamo immediatamente che ci vuole un segno meno. Applicando Kirchhoff e andando a verificare le convenzioni quando scriviamo la caratteristica, calcoliamo sempre correttamente il partitore. Quindi o mi ricordo una regola pratica veloce, oppure
o i dubbi sulla regola, se avete dubbi, valgono sempre tutto ciò che ci siamo detti per quanto riguarda leggi di Kirchhoff e caratteristiche. Chiaro? Bene, partitore di corrente. Il partitore di corrente è una configurazione elementare duale rispetto a quella di a quella vista precedentemente. Lo possiamo vedere come un esercizio in cui, avendo due resistori in parallelo, ci chiediamo come si ripartisce la corrente nota del generatore tra i due resistori R1 ed R2, sapendo che con questa scelta dei versi, applicando il bilancio di Kirchhoff a un nodo A, la somma delle due correnti che fluiscono in R1 e R2 deve darci la corrente totale. J è la corrente nota che entra nel nodo A, da cui fuoriescono i 1 e i 2, e quindi il bilancio di Kirchhoff ci dà questa condizione. La condizione di parallelismo ci dice che tutti e tre questi componenti sono in parallelo, quindi esiste una sola tensione, chiamiamola V, tra i morsetti A e B, e vale per tutti e tre. Ok? Bene. La domanda è duale rispetto alla domanda precedente. Stavolta vogliamo sapere quanto vale I1 e quanto vale I2. E allora, per conoscere I1 e I2 basta conoscere la tensione, perché la tensione V moltiplicata la conduttanza G1 ci darà la I1, oppure se preferite divisa R1 ci darà la I1. Quindi la chiave è conoscere la tensione, ma la tensione la posso calcolare qui, ma la posso anche calcolare in un circuito equivalente nel quale non c'è più non c'è più il parallelo di resistori, ma c'è una resistenza equivalente, un'unica resistenza equivalente. Vi ricordo che nei paralleli è molto più semplice lavorare con le conduttanze, cioè con gli inversi delle resistenze. La tensione che stiamo cercando infatti è la conduttanza equivalente per J. Se siamo al caso n uguale a 2, la conduttanza è la somma di questi due. Vi ricordo cos'è la conduttanza: è l'inverso della resistenza. Bene, nota la conduttanza equivalente, conosco la tensione, nota la tensione, mi posso ricavare quanto vale I1 e quanto vale I2. I1 sarà G1 per V, e quindi sarà GU diviso G equivalente per J. I2 sarà G2 per V, e quindi sarà G2 diviso G equivalente per J, dove G equivalente nel nostro caso vale G1 più G2, ma in generale, abbiamo visto nella lezione scorsa, sarà la somma delle G. Quindi se voi volete ripartire la corrente tra n carichi resistivi, usate la stessa formula del partitore di tensione, esattamente la stessa,
invertendo, usando però poste le resistenze e le conduttanze, cioè i loro inversi. Questa formulazione qui è generale, vale qualunque sia n. Al numeratore c'è la conduttanza del dipolo di cui volete calcolare la corrente, quindi se voglio la corrente su R2, al numeratore metterò G2, al denominatore c'è sempre la somma di tutte le conduttanze. Questa è la formula universale. Molto spesso, quasi sempre direi, noi utilizzeremo il caso particolare n uguale a 2, che vi riporto perché nel caso n uguale a 2 molto spesso invece di usare le conduttanze usiamo le resistenze. Allora, cosa diventano queste formule per n uguale a 2? Se andiamo a fare i passaggi, avremmo 1 diviso R1 diviso 1 diviso R1 più 1 diviso R2. Se vi fate due conti, viene fuori una espressione molto simile a quella precedente, ma con una novità: se esprimete la frazione non in termini di G ma in termini di R, cosa osservate? Il numeratore è sempre la somma. Prima avevamo G1 più G2, adesso abbiamo R1 più R2, quindi il numeratore non cambia se passate da R a G, non cambia l'espressione, ovviamente cambierà il valore perché parliamo dei reciproci, ma non cambia l'espressione. Quello che cambia è il numeratore, perché se lavorate con G avete la stessa formula del partitore di tensione, cioè volete calcolare la tensione su RK? Mettete RK al numeratore. Volete calcolare la corrente in un parallelo sulla resistenza RK? Mettete GK al numeratore. Se però vogliamo usare le R, non le G, e solo per il caso n uguale a 2, la formula apparentemente è molto simile, anzi non apparentemente, è molto simile. Però state attenti, vedete, adesso se io voglio la corrente su R1, al numeratore c'è R2. Se voglio la corrente su R2, mi rifaccio i conti secondo lo stesso schema di prima, mi ritroverò R1. Quindi nel partitore di corrente, se lo usate con le conduttanze, usate le stesse formule del partitore di tensione. Se volete invece usare le resistenze per l'uno e per l'altro, nel caso n uguale a 2, dobbiamo ricordarci che il partitore di corrente ha i numeratori scambiati tra di loro, cioè sulla I1, quando calcolate I1 ci vuole R2, quando calcolate I2 ci vuole R1. E questo in qualche modo parte l'evidenza matematica dei passaggi che abbiamo fatto insieme, ma se ci pensate e ricordate il concetto di resistenza, è anche logico che sia così, perché la resistenza, come abbiamo detto, vi dà indicazione di quanto si oppone questo bipolo al passaggio di corrente. Quindi qui voi avete, adesso ragioniamo in termini pratici, voi avete un bipolo attivo che sta alimentando due bipoli passivi, ok? Una volta che abbiamo calcolato la tensione totale, noi sappiamo che questo oggetto sta imprimendo una corrente e una tensione a questa coppia di oggetti. Adesso la corrente impressa, prendiamo 10 ampere, si dovrà ripartire fluendo attraverso due percorsi paralleli. Adesso, se le due resistenze fossero uguali, tutte quelle frazioni o le esprimete come G o le esprimete come R vi darebbero sempre un mezzo. Ed è ovvio, se arriva la corrente di 10 ampere in un nodo e da quel nodo si dipartono due diramazioni che offrono la stessa resistenza al passaggio di corrente, è logico ed intuitivo immaginare che 5 ampere se ne andranno da una parte e 5 ampere dall'altra parte.
Ma se la corrente arriva al nodo A e R1 offre 100 ohm di resistenza, R2 offre 1 ohm di resistenza, dove se ne andrà la corrente? Se ne andrà prevalentemente nel percorso a resistenza più bassa. E infatti la I con 1 è tanto più grande quanto più grande la resistenza che è in parallelo a R1. Quindi, se R1 fosse uguale a 1 ohm ed R2 fosse 99 ohm, noi cosa troveremmo? Cosa ci aspettiamo di trovare? Che la gran parte della corrente fluisce dove? In R1, che è più piccolo, offre meno resistenza. E infatti, applicando queste formule, cosa troveremmo con questi numeri? R2 sarebbe 99 su 100, quindi il 99% della corrente fluisce in R1, mentre l'1% della corrente fluisce in R2. Ok? Ovviamente se qui io ricordo male la formula, applico male questa formula, invece di mettere R2 uso la formula del partitore di tensione che mi riporta R1 al numeratore, mi accade qualcosa che immediatamente mi porta a un risultato non plausibile. Io vedo queste due resistenze, ecco perché vi dicevo qualche lezione fa dovremmo poi imparare a leggere i dati, perché leggendo i dati già in partenza mi prefiguro il risultato plausibile. Se ho due resistenze in parallelo, una è un centesimo dell'altro, non posso avere la corrente maggiore e una resistenza più grande, perché altrimenti significa che non ho capito cosa significa fisicamente il concetto di resistenza. Tuttavia l'errore lo posso fare banalmente, perché se ricordo male la formula e invece di applicare questa qui ci metto R1, mi ritrovo che sul resistore più piccolo, invece di esserci la corrente maggiore, c'è la corrente più bassa, che non è fisicamente accettabile, chiaramente. Quindi, queste formule qui sono coerenti col fatto che, essendo la resistenza un indice della attitudine di questo bipolo ad opporsi al passaggio di corrente, io devo avere la corrente maggiore nella resistenza più piccola, ovviamente. Bene, vedete, questo ci dà anche il modo di iniziare ad introdurre un concetto che ha molto più a che fare con la realtà pratica. Allora, vedete, partiamo proprio da questo caso. Io ho messo in parallelo tra di loro due carichi, uno dei quali è molto più piccolo dell'altro. Ho messo 100 ohm, praticamente 99 ohm, in parallelo con 1 ohm. E mi accorgo che il carico da 99 drena l'1% della corrente. Questo cosa significa? Lo vedremo nella realtà. Significa che ogni qualvolta c'è una situazione in cui in parallelo al mio carico si trova per qualche ragione un percorso con una resistenza molto più piccola, questo percorso dal punto di vista pratico sostanzialmente diventerà un cortocircuito. Quello che abbiamo definito cortocircuito ideale sarebbe, se ricordate, un resistore con resistenza nulla. Ricordate, il cortocircuito che cos'è? È quel bipolo la cui caratteristica è V uguale 0 sempre, per ogni valore di corrente. Quindi il cortocircuito lo possiamo interpretare come un resistore la cui resistenza sia andata a zero. Ok? Benissimo. Adesso, se io faccio tendere a zero una di queste resistenze, per esempio R1 è 0. Se R1 è 0, significa che tutta la corrente fluisce in R1. Che a questo punto avrei 99 su 99 e 0 su 99. Cioè, se R1 diventa un corto,
quindi usiamo il simbolo del corto, tutta la corrente si chiude nel corto, tutta. Quindi R2 non viene proprio visto dal generatore, non scorre più corrente su R2 per la formula del partitore. E perché? È ovvio, a parte i passaggi matematici che ci dicono questo, l'interpretazione è che pratica, fisica, la corrente arriva a un nodo A, trova un percorso a resistenza 0 e un percorso a resistenza diversa da 0. Il 100% della corrente fluirà nel percorso a resistenza 0. E questo è il cortocircuito ideale. Il cortocircuito ideale è un oggetto che offre resistenza 0. Non esiste nessun oggetto, tranne casi particolari, superconduttori o applicazioni molto particolari, nessun conduttore la cui resistenza possa andare a zero in condizioni normali. Quindi uno potrebbe chiedersi, allora i cortocircuiti non esistono. Invece sappiamo tristemente che esistono e come, e sono anche fonte di grossi problemi di sicurezza sugli impianti. In realtà, e qui introduciamo un concetto fondamentale per questo corso, quando è che io considererò un resistore come un cortocircuito? Non c'è bisogno che diventi zero. Per me zero, ingegneristicamente, che cos'è? Non è il numero zero. Per me zero è qualunque grandezza elettrica il cui valore sia sotto la soglia dell'accuratezza che ci siamo dati. Se io sto risolvendo un problema con l'accuratezza dell'1%, significa che per me il numero minimo, la risoluzione dal mio punto di vista è 0,01. Quindi 10 a meno 5 matematicamente non è 0. Matematicamente. Ma fatemi dire, ingegneristicamente per me lo è. A meno che non stia risolvendo un problema con quella risoluzione. Voglio la corrente calcolata con 5, 6, 7 cifre decimali, nel qual caso 10 meno 5 non è affatto 0. Ma se voglio la corrente calcolata con 2 cifre decimali, 10 meno 5 è 0. Quindi, se per me l'accuratezza è l'1% e mi ritrovo in parallelo un resistore da 1 ohm e uno da 999, mi vado a fare i partitori e ottengo sulla I1 999 millesimi e sulla I2 un millesimo scusate, questo per me è zero. E siamo sotto la soglia di sensibilità del mio calcolo. Quindi il cortocircuito per me non è solo quello ideale dove sto chiedendo 0 ohm, ma saranno tutte le situazioni in cui la resistenza equivalente di un certo tratto è molto più piccola della resistenza rispetto a cui si pone in parallelo, tale che la differenza sia al di sotto dell'accuratezza che sto scegliendo. Quindi nella realtà, quando a casa nostra succede, ad esempio, un evento come la rottura degli isolamenti, poi ne parleremo diffusamente di queste cose, immediatamente i carichi nominali, quelli, le resistenze equivalenti degli elettrodomestici che stanno funzionando in quel momento, cioè tutto ciò che noi abbiamo progettato per essere collegato all'impianto, si ritrovano istantaneamente in parallelo un percorso a resistenza molto più bassa, dei kilo ohm, delle centinaia di ohm che possono offrire questi oggetti. Quindi la corrente di colpo si ritrova un percorso di chiusura molto più agevole, tra virgolette, che non necessariamente deve essere 0 ohm, basta che sia molto più piccolo di quello rispetto a cui ci troviamo in parallelo. Quindi
Il valore non è assoluto, il valore è relativo. Un cortocircuito potrebbe anche essere 100 ohm, se in parallelo se ne trova 10.000. Non è il problema del valore in sé, di quanti ohm ci vogliono per poter dire che siamo in un cortocircuito reale. Non è nessun, se fosse zero, qualunque resistore fosse in parallelo, l'unico numero che non ha bisogno di un confronto relativo è lo zero, perché qualunque numero rispetto a zero è infinito. Chiaro? Ma qualunque altro numero, per poter dire, ma questo non vale solo per i cortocircuiti, vale in assoluto. Se vi dico 10 grammi è poco e tanto, che domanda è? Ma apposta, un millimetro è lungo, è una lunghezza elevata, una lunghezza corta, che domanda è? Non c'ha nessun senso ingegneristico. Quindi se vi dico di per sé un milliohm, la possiamo approssimare a zero, possiamo ritenere un resistore da un milliohm un cortocircuito? La risposta è non si può dare risposta, è mal posta la domanda. Se non vi do un termine di paragone, la domanda non ha senso. Quindi a meno che non stiate lavorando proprio con zero, qualunque altro numero potrebbe candidarsi a essere un cortocircuito, dipende da chi poniamo a confronto e dipende dall'accuratezza con cui vogliamo calcolarci il risultato. Quindi quello che accadrà è che noi spesso indicheremo dei cortocircuiti nei nostri schemi elettrici, nella realtà quelli potrebbero fisicamente non essere dei cortocircuiti, ma dei conduttori la cui resistenza è trascurabile rispetto a quella che stiamo utilizzando. Allora, vi faccio un esempio proprio concreto. Quando io vi disegno, immaginate di avere una batteria che alimenta una lampadina, ok? C'è uno schema proprio da scuola media. Ci sarà un più, ci sarà un meno. La lampadina in prima approssimazione è un utilizzatore, quindi lo modelleremo come un resistore. La batteria in prima approssimazione è un generatore. Il primo modello semplificato, quello più semplice possibile di questo oggetto, sarà questo: un generatore che alimenta un carico. Beh, il modello più semplice. Che fine hanno fatto i conduttori? Per collegare la batteria alla lampadina non è che c'è lo Spirito Santo, ci vuole un collegamento fisico fatto da conduttori. I conduttori, come vedremo, offrono anch'essi una resistenza in tutte le applicazioni pratiche. Ci sono solo poche applicazioni di, per esempio, di superconduttività in cui riuscite ad avere un funzionamento di trasporto di portatori di carica senza resistenza, ma sono cose che sicuramente non attengono ai circuiti che analizzeremo noi. E allora che fine hanno fatto questi conduttori? Bene, per rispondere a questa domanda vediamo cosa accade nel collegamento serie. Nel collegamento parallelo abbiamo imparato che se io mi metto in parallelo con un cortocircuito, la resistenza che sto mettendo la potrei anche cancellare, perché qui la corrente non ci andrà mai. Per rispondere a quella domanda lì dobbiamo fare mente locale su cosa accade in un partitore di tensione quando una delle due resistenze diventa molto piccola. Molto semplice, lo vedete da qui. Se una delle due resistenze diventa molto piccola, sostanzialmente la resistenza equivalente è data dalla solo dalla resistenza più grande. Torniamo al discorso di prima. Se R2 è 999 ohm ed R1 è 1 ohm, trascurando R1, che errore commettete? L'1 per 1000. Ma se sto lavorando con l'accuratezza dell'1%, non mi accorgo di questo errore, è inglobato già nell'accuratezza con cui sto risolvendo il problema. Quindi io nel modello R1 non ce la metto proprio. Ed è un errore, ma non è sbagliato perché faccio un calcolo inutile, è proprio un errore concettuale. Inserire una grandezza il cui valore è al di sotto della soglia di accuratezza.
è simile all'errore che vi raccontavo nella prima esercitazione di fare un passaggio numerico con 7 cifre decimali e poi quello successivo con 2, poi quello ancora con 5. È sbagliato, è un errore dal punto di vista dell'approccio ingegneristico, perché portarmi appresso 10 a meno 5 in un calcolo approssimato a 10 a meno 2 è sbagliato. Quel numero là è 0, non esiste. Quindi quello che accadrà, e vi farò vedere anche perché, è che in realtà se andassi a modellare questo oggetto fisico dovrei anche tener conto delle resistenze dei fili, che saranno ovviamente in serie con quella della lampadina. Resistenza del cavo, questo è il cavo di andata, questo è il cavo di ritorno e questa è la lampadina. Le resistenze dei cavi rispetto alla lampadina saranno in serie, quindi ve ritroverete a denominatore R1 più R2 più R3 eccetera eccetera. Ma se queste resistenze sono piccole rispetto a quella della lampadina, io non ce le devo mettere. Chiaro? Se ho le resistenze dei conduttori, che sono 1000 ohm, e quello della lampadina, che sono 100 ohm, avete 5 ordini di grandezza di distanza, a meno che non stiate risolvendo il problema con la sesta cifra decimale, quei 5 ordini di grandezza sono sufficienti a dire va bene, per me RC e RC sono 0 ed essendo 0 io le modello come corticircuiti. E torniamo al modello che vi ho dato. Quindi quando noi nei nostri schemi elettrici vediamo dei corticircuiti, molto spesso, anzi quasi sempre, sono il modello dei conduttori la cui resistenza è trascurabile rispetto al carico, e quindi non la mettiamo, e se non la mettiamo rimodelliamo come resistori a resistenza zero, cioè come dei corticircuiti, e ci concentriamo su questo che è il carico nominale. Ovviamente tutto questo vale in senso assoluto, niente affatto, perché questi due non sono zero matematicamente, sono approssimabili a zero perché sono molto piccoli, ma rispetto a chi? Rispetto a questo. Ma se adesso prendo la batteria e la chiudo essa stessa su un cortocircuito, quindi non la chiudo su una lampadina, che succederà? Succede questo. Se ho qui, togliessi il carico e ci mettessi un cortocircuito, che succederebbe? Succederebbe questo. Ma questo modello non sta più in piedi. Perché non sta più in piedi? Questo è come quello che abbiamo visto nella lezione scorsa, è esattamente uguale alla condizione di mettere due generatori di tensione in parallelo. Perché? Perché se ci pensate, questa è una tensione nota, ma qui la tensione è zero, essendo un corto. Ma Kirchhoff vi imporrebbe l'uguaglianza di quelle due tensioni, quindi da un lato avete una tensione nota 12 volt della batteria, d'altro canto il corto vi impone 0, e quindi come si risolve? Il problema è che torniamo in una delle inconsistenze che abbiamo visto la volta scorsa. In pratica le caratteristiche non sono coerenti con le leggi di Kirchhoff in casi come questo, quindi significa che questo non lo posso fare. Certo che si può fare, anche se mettere in corto una batteria è un'operazione pericolosissima. Questo lo posso fisicamente fare, prendete una batteria e mettete in corto gli elettroni. Cos'è che è sbagliato? Non certamente la realtà, la realtà non è mai sbagliata, è il modello che la descrive. Quindi per esempio, io per avere un modello affidabile devo portare in conto il fatto che quando collego con questo conduttore, il conduttore non è una resistenza nulla, lo era prima, o meglio, prima lo abbiamo modellata con una resistenza nulla perché il suo valore era trascurabile rispetto al carico, ma adesso quei valori di RC con chi si confrontano? Con zero. Quindi per quanto siano piccoli, anche 10 a meno 5, rispetto a zero adesso diventano infiniti. Quindi io mi ricordo che quei cavi avevano una loro resistenza e il modello torna ad avere senso, perché adesso questa tensione non deve essere bilanciata solo da zero,
il che mi darebbe un assurdo, ma ci sono anche le tensioni sui resistori, che saranno diverse da zero. Quindi adesso tutto torna. Ovviamente, come vedremo, poi ci saranno anche resistenze interne del generatore stesso. Cosa voglio dire? Voglio dire che quando noi modelliamo la realtà, facciamo una serie di approssimazioni che dipendono dalla condizione in cui ci troviamo, non sono approssimazioni che valgono sempre. Quindi il fatto, ad esempio, che i collegamenti elettrici nella stragrande maggioranza dei casi vengono approssimati con dei corti è legato al fatto che nella stragrande maggioranza dei casi collegano dei carichi con una resistenza molto maggiore rispetto alla loro. Quindi, facendo il discorso serie, tutto ciò che è piccolo in serie a qualcosa che è grande, fatemi dire così, diventa zero per noi. Ma sempre che ci sia il termine di paragone che ci consenta questa approssimazione. Questo vale per la serie e vale anche per il parallelo. Tutto ciò che è grande rispetto a un resistore piccolo può essere trascurato. La corrente se ne va solo qui. Ma questo non vale in assoluto, vale sempre e solo come esito di un confronto relativo tra grandezze e sempre e solo in coerenza con quello che ci siamo dati come target di accuratezza. Quindi, trascurabilità o meno dipende da noi, o meglio, se siamo noi a scegliere con quale accuratezza vogliamo risolvere il problema, dipende da noi. Se ci è stato commissionato un calcolo, qualunque esso sia, ci è stato detto calcolami questa potenza con approssimazione 10 a meno 3 e allora in quel momento abbiamo un obiettivo prefissato, tutto ciò che è inferiore lo possiamo tranquillamente trascurare.